Angelo Grassoffi della Malati. Questo è tutto pieno di mucco. Guarda quanto è luce. No, che si è bruciato tutto. Mucco Zord. Non lo conosco. Male di stagione. Ragazzi, prima di cominciare la reaction, volevo ricordarvi che abbiamo ricominciato a fare le live su Twitch. Quindi se volete iscrivervi al canale Twitch, qua sotto c'è il link. Yo. Like, condivisione e commento sotto questa reaction. E se volete taggarci nelle vostre Insta Story con i pezzi che vi piacciono dei video che facciamo. Tipo a 13 Pietro, andate sotto l'ultima sua foto e digli: vai dagli arcade che ti intervistano. Scemo. Di merda. Questo pezzo si chiama 1 euro al secondo. Sì. Con 13 Pietro. Sì, ma... perché è la il pezzo di Lil Busso. Chi cacciò? Un suo amico. Grazie alla È bello anche che faccia collaborazioni, sì, con ragazzi emergenti, sì, perché sì, già sì, lui ha una è un emergente ma ha una buonissima posizione. Ti cominciamo 1 euro al secondo con 13 Pietro. Minchia, ve lo ricordo quando si sparava con la polizia. Produzione? 13 Pietro. Mr. Monkey, ragazzi. Te lo ricordi quando scappava dagli sbirri? Sì. Sì. Oh, bella. Mr. Monkey, ti voglio bene. Voglio fare. Cos? 10 euro. Anche se devo morire in una villa al mare, però ricco e da solo. Vide d'oro con una corona in testa. Donne un'altra, mentre ti stendi due righe. La mia musica come la Ina. Musica latina, lanci una racconto. Oh! Non posso insegnarti. Oh, picchia lì il busto. Attento, è come se ti ferma nel cielo acceso. Vedevo le palme giù dal terrazzo. Pensavo che una sola sarebbe bastata. Fumo appena mi sveglio. Vedevo le palme giù dal terrazzo. Pensavo che invece del calcio. Quando mi sveglio quel botto. Bello. Invece del calcio. Quando mi sveglio quel botto. Queste ragazze gradiscono Pietro. Pignolo che fa ben limbo Pietro. So capito se non sarei già con i soli nazisti. Sarò un Picasso sulla Guernica. Mi che ne pensi a te già. Strofa di Pietro quasi deludente, però poca roba. Non ho sentito lo stacco tra i due. C'è stato il ritornello e poi c'è stato Pietro. Beh, ma il flow, il timbro era molto simile. No, beh, io li ho riconosciuti. Forse non hai fatto attenzione, quello, però li ho riconosciuti testo, perché era molto divertente, ma non ho capito un cazzo. Ho capito che si fumano le canne, che non fanno gli snitch, che... Se si fumano le canne dicono: ah, fa culo te la tua coca, la cocaina. Che comunque il messaggio a noi ci piace un sacco. Ehi, vuoi diventare ricco con 1 euro al secondo? Vivere con 1 euro. Perché hai messo la mia foto, quello lì? Allora, la copertina è qualcosa di veramente brutto, raga. Sì. Madre. Vedi che ha messo madre, il cagnolino per attirare le tipe. Madre mia. Ah, la copertina. Busso. Voglio fare 1 euro al secondo, anche se devo morire in una villa al mare. Però ricco e solo. Sotto una lapide d'oro. Con una corona in testa, stavo sognando e mi sveglio. Diavoli vogliono avermi. Hanno già perso in partenza. Giustamente, io non mi concedo. Al demonio. Mica come Lazza. Esatto. Già me la vedo la faccia. Dicono troppo scurrile. Rido fumandone un'altra mentre ti stendi due righe. Il perbenismo delle persone che dicono sei scurrile, ma in realtà fanno le cose peggiori. La mia musica è come la Ena. Ci rimani sotto. Mentre balla musica latina, lancio in aria i condom. Anche qua, sempre la stessa identica critica, solo messa in una salsa differente. Non puoi starmi appresso, sono il Lil della nazione. Pensavo che era il Lidl della nazione. Magari. Comunque, raga, buono Lidl. Posso insegnarti a farne? Non ascoltavo a lezione. Una seconda vita negli USA. Negli USA. 8 di mattina la pattuglia. 7-Eleven, prendo la busta. Lista di cose, mai detto nulla. Ci ho capito un cazzo. Che lui dice: negli USA alle 8 di mattina passano gli sbirri. Lui va nel negozio sempre aperto, prende una busta con la lista di cose, ma non ha mai detto nulla. A Biancaneve stai attento. Bravo, mi piace. È come se ti fermano e ce l'hai acceso. Il cellulare. Ah, quando guidi, sì, certo, col cellulare ti fa la multa, penso. Sì. Perché tu sai di cosa stai. Sai che stai sbagliando. Capito? Molto bella. In una villa, contento, mi suona il cellulare, vedi? Stavo dormendo. Fumo appena mi sveglio e vedevo le palme giù dal terrazzo. Pensavo che una sola sarebbe bastata e ricordare tutto a fine serata, invece. Vabbè, dice che invece due cannette sono meglio di una. Beh, sì, Pietro, non mi ricordo più un cazzo. Ho perso i versi del palco. Bello. Quando mi sveglio borbotto. Quando c'è il sole eri in caso. Quando c'è il sole eri in caso. Vabbè, fa il giovane, dai. Ah, non mi ricordo più un cazzo. Ho perso. Ok. Piccolo Pietro, queste ragazze gradiscono Pietro. Mignolo teso. Prendili in bocca col mignolo teso. Questa l'ho già sentita. Ma eh, mi sembra anche di Pepecchio, sbaglio. Sì, di quella gentaccia di merda lì. Idolo greco. La Madonna. Voglio una statua. Sei un idolo, Pietro. Piccolo cieco. Discolo in disco rapiscono Pietro. Bella. Bello l'incastro, ma è una merda comunque. Sì, sto capito. Se no sarei già impazzito. Un papà pazzito. Sto capito. Ti vedo appassito, il tuo treno è già passato. Mamma Sita prende il braccio, dice il dito. L'hai capita? Ah, leva l'anello, mi fai un po' male. Guarda che è l'orologio. Mamma, ma se sono nazisti, però Picasso sulla Guernica.
Non l'ha capita nessuno. Neanche qualcuno ce la spiega perché qualcuno c'è il punto ci spiega di perché Pietro si è dimenticato come si rappa. Questa esaltazione sulle cannette, io sempre un po' così. Ah, sono ragazzi. Ma raga, ma voi fumate le cannette, ma non sono cannette quelle che fumate. Voi la roba buona non l'avete mai assaggiata. Già è finita la roba buona. Ho fatto tempo a fumarla io ai tempi. Fatto tempo a fumartela tutta. 10 anni fa e voi vi state fumando la merda. Cazzo, spegni. Spengo. C'è l'esaltazione sempre dell'erba. Come male minore, diciamo. Come male minore, perché poi puntano il dito verso delle droghe più pesanti e molto più brutte che ti portano in situazioni differenti. Sì. Vabbè, a pezzo parti. No, ma infatti ci sta, è divertente. Sì, loro dimostrano. Sì. Pietro dimostra di essere dal disco a questo. Dal discolo. Pietro il discolo dimostra. Ah, sì, di il lancio essere... del discolo. Sai quando i bambini ti rompono i coglioni, allora ti li prendi e li lanci contro i muri forte forte finché non esce il sangue. Non mi sembra che sia il caso di dire queste cose. È una disciplina olimpica il lancio del discolo. Già gli antichi greci, sì? No, quando c'erano le olimpiadi, sai, sì, che smettevano di fare le guerre, dicevano, oh, raga, ci sono le olimpiadi. Sì. Allora prendevano i bambini, cioè, fare la guerra! Mi ti rompono il cazzo! Io devo dormire domani. A battagliare, allora li prendevano questi bambini. Battagliare? No? Sì, li prendevano per queste mutandine che avevano. Sì. Sai che erano anche un po' tutti, no? I greci. Quei bambini. Che cazzo, io ti ho detto, vabbè, parla per chiudere e questo. E li lanciavano nero, fortissimo però... contro il muro. E quello che andava più lontano, cioè, prima lanciavano i bambini, avevano tre lanci. Quando rotola poi il bambino, dove, però dove cade la prima volta, quello che rotola non vale. Dove cade, li costruiscono un muro. Sto sudando. E poi prendono altri bambini e li lanciano contro quel muro. Non questo muro, quel muro. Possiamo dire ed era il famoso, satira, era il famoso muro. Famoso. Il famoso muro di Troia. Siamo arrivati in un'altra situazione. Sì, perché è il discolo uscire. Di chi è figlio? Di Elena. No, è na. Quindi il discolo è figlio di Elena. Sì, Elena del disco. Vabbè. La famosa Elena del disco. Dai, basta. Fai anche freestyle. Io sono 13 Pietro. Sparo gli sbirri. Sto arrivando a 10 minuti. Sto arrivando a 10 minuti. Voi state muti. Credici che 13 diventa Pietro. Faccio un featuring con Morandi nel ritornello. Così anche in radio mi dicono che bello. Non è questa cosa che non faccio di featuring col padre. Raga, noi vi salutiamo. Vi lasciamo il nero fino a 10 minuti. Quindi... Mica come si chiude, hai capito? Che fai featuring col padre. Senti il gatto che mi agola. Vai, se non rompere i coglioni. Ciao.